fermato tipo 3-4 volte nel giro di mezz'ora. Ah, ossia, scusate, non mi ero accorto che era già partito. Dico, vabbè. Sono qui a fare l'unboxing della Pop Store. Prima volta che ho ordinato anche da qui il 12 e mi è arrivato oggi. Che numero è oggi? Ah, oggi è il 31, l'ultimo di luglio mi è arrivato. Cioè, pensate quanto tempo, vabbè. Sto aprendo, vediamo. Bella la carta, mi piace, peccato che andrà tutta in pattumiera. Anche qua c'è questo con Mazinga, no? Che sta roba si sì, Mazinga sembra. Tutta ricoperta qua, anche questa andrà in pattumiera. E un altro, il pacchetto qua con scritto Pop Store. Oddio, quanta roba che mi hanno inviato! Cioè, io ho ordinato questi quattro che adesso vi faccio vedere. Mettiamoli un attimo in ordine. E qua. 6, 7, 8, 9 e 10. Ho ordinato il 6, 7, 8, 9 e 10 di Romantica Clock, così ho finito la serie. Vengono 4,50, ma sul sito c'è lo sconto del 10-11%, una roba del genere. E non si pagano le spese di spedizione. Ah, se volete lo sconto del 15%, non so se è ancora valido, ma tipo se spendete 40 euro avete il 15% per tutto l'anno di sconto. Allora, il numero 6, il numero 7, cioè davvero sono tenuti meglio che quando li trovate in edicola. Cioè, sono appena stati stampati praticamente. Cioè, non è vero, però sembrano. L'8, ah, è vero, non vi sto facendo vedere il dietro. Allora, il 6 davanti e dietro, il 7 davanti e dietro, l'8 davanti e dietro. Così anche un'altra serie che io piano piano sto cercando di finire tutte le serie dei manga che ho deciso. 9 davanti e dietro, e il 10 che è l'ultimo volume, come potete vedere, davanti e dietro. Non so dove finisca la storia, ma credo che. Ah, la storia praticamente nel 10 finisce qua. Tutte queste credo che siano cose extra. Bellissime. Bellissimo. E poi dentro mi hanno omaggiato le altre cose. Allora, segnalibri che servono sempre, Levius. Cioè per i libri, perché io per i manga, non so se voi, ma io il manga, cioè, lo leggo tutto nello stesso giorno. Mi capita di più con i fumetti della Disney che ne leggo una o due storie ogni tanto, cioè ogni tanto. Me lo seleziono nel tempo, invece qua. Ok, quindi Levius, un segnalibro di Levius, il segnalibro della Pop Store. Cos'è questo? Una cartolina Wonder Woman. Dal 1° giugno al cinema Wonder Woman Terra 1, Wonder Woman l'Amazzone. Vabbè, pubblicità di Wonder Woman che costeranno un casino. Poi il famigerato Iron Man, un'altra cartolina, Alex Maleev. E mi hanno regalato questo, molto carino. Cioè, non so. Ah! Questo te la regaliamo noi, infatti. Lo regaliamo noi, c'è il. Un altro segnalibro con scritto questo te lo regaliamo noi, dentro, a questo, ed è della Marvel Panini Comics Marvel 1994-2014 XX, Marvel Miniserie 146, edizione Variant XX. Ah, viene 4,50 e questa è l'edizione Variant di Manuela Lupacchino con Simone. Boh. Non so cosa siano, prima l'anno 2006, e praticamente sono varie storielle della Marvel. Non so se mi possano piacere, ovviamente non si butta via niente perché fa numero nella libreria, quindi. Cioè, come storia non mi ispira tanto, però. Grazie, grazie, grazie.
dell'omaggio, grazie, soprattutto anche dei tre segnalibri. Vabbè, e questi sono i manga che ho comprato. Spero che questo spacchettamento vi sia piaciuto. Trovate ovviamente come sempre il bottoncino per iscrivervi e il video, credo, il video precedente o degli unboxing. E buono. Adesso registrerò il video di tutti gli acquisti che ho fatto questo mese, che praticamente sono tutti gli unboxing più altre due cose. Ciao!